è qui con noi, from Palermo, mio fratello Roberto Anelli. Ciao. Grazie a tutti, volevo cominciare proprio con questa delicatezza. Sono contentissimo di essere qui a Friccicore, è veramente una bella emozione, non so neanche mettere maschile e femminile, come vedi sono arrivato. Quindi sono contentissimo, soprattutto anche perché ho saputo che c'è qualcuno che magari non conosce la stand-up comedy, quindi io come sempre faccio un piccolo intro. Perché dico, cos'è la stand-up comedy? Perché faccio stand-up comedy? Perché lo spettacolo chiamato POV, Point of View, qualcuno di voi magari sa POV già, a prescindere cosa significa, bravi birichini, bravi, punto di vista, perché secondo me se prendi una cosa e ne cambi il punto di vista e la guardi da un altro punto di vista, cambia completamente il significato di quella cosa. Ad esempio, una cosa è bella o brutta, dipende come la guardi, cioè per una coppia lasciarsi andare è bello, dipende, se è una coppia di innamorati è bello, se è una coppia di alpinisti è brutto. Se io torno a casa e trovo sul tavolo un biglietto con sopra scritto amore, io farò molto tardi, cercherò di non svegliarti e farò il più piano possibile, ti amo, è bello. Se io mi ricordo che vivo da solo, mi chiudo a chiave stanotte, che cazzo succede? Se la tua ragazza ti dice amore io ti ho tradita una sola volta però, è brutto. Dipende, se io quel giorno imparo il termine gangbang è peggio, molto peggio. Tra l'altro c'è una piccola cosa che si fa a quanto pare nel mondo sessuale, che l'ho visto in questi siti pornografici che dicono, io ho mai visto una di queste cose, non ho sentito dire, consiste nello sputare sul pene di lui, che è bello, dipende, se è in erezione è bello, altrimenti mi sento disprezzato, non lo fare, che cazzo, non si fa, no. Wish lo conosciamo tutti, sì? Taccagnetti come me, bravi. No, Wish è quel sito dove si ordinano delle cose e nonostante i lunghissimi tempi d'attesa è bello ordinare su Wish. Dipende, se ordino una maglietta è bello, se ordino un test di gravidanza si chiama Antonio. Ma anche in cose un po' più assurde, tipo esaudire 3 desideri al genio della lampada, è bello, ma dipende anche lì, perché
se riesco a ottenere ciò che voglio è bello, ma se sono balbuziente mi devo accontentare di due babà e una barca. Partiamo per un viaggio. È bello. Dipende. Se è un viaggio di piacere è bello. Se sono Primo Levi. Se questa è una battuta. Benvenuti a POV. Ciao. Come va? Come va? Bene? State bene? Io mi presento subito, non mi sono presentato, ma ho presentato Nanni. Sono Roberto Anelli. Sono miope. Fa ridere questa cosa, sì? No, un pochettino. No. No, perché più che altro è strano, perché tu dici "Ma come? Ti presenti subito partendo da un difetto?" Ma come è possibile? Perché io ritengo che partire presentandosi da un difetto faccia risparmiare molto più tempo. E lo dico per esperienza personale. Cioè, se la mia ex si fosse presentata con me la prima volta, piacere, sono Troia, avrei risparmiato 3 anni della mia vita. E io porto gli occhiali da quando ero veramente piccolino. Ma ormai ci sono abituato, dico, ma li portavo da... Chi porta gli occhiali da quando era molto piccolo lo sa com'è. Cioè, ti senti dire ogni giorno, è arrivato Quattr'occhi, dai, scappa che c'è Gargamella. Ah, la talpa, dai, scavaci una galleria, dai, dai. Quanti sono questi? Quanti sono questi? Quanti sono questi? Tutti i giorni, ogni santo giorno, io non ce la facevo più. Però intelligentemente non ho mai risposto. Perché ho pensato che non rispondendo prima o poi si sarebbero stancati e avrebbero smesso. Dico, in fondo sono i miei genitori, quindi... No. Gli stessi che mi portavano in chiesa da piccolino a vedere la messa, perché io da piccolo ero cattolico, adesso non lo sono più, per questo non l'ho messo tra i difetti all'inizio. Adesso quindi mi portavano in chiesa, e quanto mi hanno portato in chiesa? Io là ho scoperto come mai fossi miope, da dove derivasse la mia miopia. Ed è stato il prete della mia parrocchia a dirmelo, perché una volta mi ha beccato con le riviste porno in mano, e io non mi posso scordare più le parole che mi ha detto, perché mi ha beccato queste riviste e mi ha detto: Roberto, se continui a leggere quelle riviste porno perderai la vista, ridammele. E io là ho detto: aspetta, ma quindi veramente un adulto mi dice una cosa del genere? Quindi vuol dire che è vera questa roba, ma se è un uomo di chiesa a dirmelo vuol dire anche che il contrario potrebbe funzionare. E mi sono abbonato a Famiglia Cristiana. Così da un lato leggevo le riviste porno e perdevo gradi, dall'altro leggevo Famiglia Cristiana, mi equilibravo, ne recuperavo altri. Avevo fatto un collage tra le due riviste, l'avevo inserito in un'unica rivista e leggevo un po' porno e un po' cristiana. Un po' porno, un po' cristiana, un po' porno, un po' cristiana. Avevo creato questa rivista ibrida che io simpaticamente chiamavo Cappella 2000, che mi piaceva. Ma tra l'altro mi sono interrogato, ma sono l'unico miope? No, siamo tanti miopi, ma mi sono chiesto, ma quanti miopi siamo effettivamente? Sono andato a cercare e in Italia, una popolazione di 60 milioni circa di italiani, miopi siamo 15 milioni. Cioè, non so se avete presente questo numero, quanto è grande. Quindi è come se fosse tutto il sud Italia. Cioè, adesso ovviamente non sto dicendo che tutto il sud Italia siamo miopi, cioè sarebbe assurdo. Anche se in realtà questo risolverebbe un po' il brutto stereotipo che abbiamo sull'omertà. Dice, niente ho visto, minchia, mancano 8 gradi, grazie al cazzo. Non ho visto niente. Però siamo tanti miopi, ma tipo anche stasera, quanti miopi che portano gli occhiali ci sono questa sera? Vedi? Tu? Esatto, come ti chiami? Gabriele. Allora, ti faccio una domanda così a bruciapelo, veloce, sì o no? Gabriele, tu sei disabile? Sì. Bravo, hai la consapevolezza. Ha il potere della consapevolezza, perché sai bene che questi sono una protesi a tutti gli effetti. Attenzione, non voglio creare un attimo di impasse, cioè so benissimo che esistono diversi tipi di disabilità, anche più gravi: disabilità grave visiva, i ciechi; disabilità grave uditiva, i sordi; disabilità grave cognitiva, i cinquantenni su TikTok. Ce ne sono un sacco, io lo so. Ma lo siamo in prospettiva, sì, no, noi lo sappiamo. Cioè, ma tra l'altro tu, Gabriele, mi confermerai che se lasci gli occhiali sul comodino di casa ed esci, il mondo diventa immediatamente un enorme porno asiatico, vero? Che sono ste risatine? Lo sappiamo, qualcuno, ok, c'è qualcuno che lo sa, forse qualcuno no, per i puri di animo,
risolviamo questa questione. E vi dico subito perché hanno fatto risettine, perché il porno asiatico è fatto così, cioè ci sono le censure, tutto pixelato, tutto censurato, blerrato, capito? Non si vede bene, è tutto censurato, quindi così si è, che vi devo dire? Che però in realtà questa cosa mi ha sempre fatto pensare, chissà se un giapponese si è mai eccitato davanti al video di un pentito di mafia. Secondo Giovanni Blusca, sì. Cioè, ma... può essere capitato, ok, può essere capitato. E quindi noi ci siamo poi abituati, però il fatto è che non ci viene riconosciuta alcuna disabilità, neanche in minima parte. Cioè, Gabri, tu hai mai sentito parlare di una strada per miopi? Di una legge generica per miopi, un parcheggio per miopi, quanto sarebbe bello, capito, comodo un parcheggio nostro, Ineo, devi farlo vedere, beh, i cartelli giganteschi, bello. Purtroppo niente di tutto questo, perché lo Stato non ci percepisce come disabili, e questo cosa porta? Porta altre persone a percepirci come non disabili, come persone normali. E quindi che succede? Che sei a bere una birra fuori con amici, arriva il genio di turno che si avvicina, me li fai provare? Cosa? Che ti devo fare provare? Dai, voglio vedere come mi stanno. Ma perché ti devo fare provare questi? Ma sono occhiali, ma perché? Poi glieli cedi, glieli dai. Non ci vedo. Grazie al cazzo che non ci vedo. Ma secondo te che doveva succedere? Perché non ci percepiscono come dei disabili, capisci? Perché non si permetterebbe mai di andare da uno sulla sedia a rotelle e dirgli, me la fai provare? Voglio vedere come mi sta. Capito? Non lo fanno. E io ho voluto provare questa sensazione. Sono andato da un amico mio sulla sedia a rotelle e io ho detto, beh, me la fai provare? E lui, simpatico, gentile, disponibile, si è alzato. Strano, è vero. E me l'ha fatta provare, però quel giorno vi assicuro che io ho capito davvero cosa si prova a trovare parcheggio. E... Però no, no, non volevo dire che tutto è brutto. Noi portiamo gli occhiali, abbiamo anche dei vantaggi. Non è che adesso vi lascio questa cosa che è brutto. No, cioè abbiamo dei vantaggi. Uno dei vantaggi più grandi nel portare gli occhiali è quello di poter comunicare efficacemente con un'altra persona senza utilizzare il verbo. Cioè, solo con i gesti. Se io tolgo gli occhiali sono sexy. Anche meno risattine, cortesemente. Un po' di fantasia. Se mordicchio, sono pensieroso. E se li rimetto, sono intellettuale. E funziona. Cioè, io ero a un pub, c'era una ragazza bellissima, ho fatto il sexy, poi il pensieroso, poi l'intellettuale. E le ho detto, micchia Pasquale, non t'avevo riconosciuto, cazzo, ma... Grazie. Perché il problema vero, bisogna fare gli intellettuali nelle conversazioni, ok? Si fa l'intellettuale, e questo bisogna fare, cioè, così hai bella chiara la situazione. Il problema mio, personale, è che non sono proprio bravissimo nelle conversazioni, soprattutto non sono bravo nelle conversazioni con gli estranei. Cioè, io ho paura preventivamente, quando parlo con un estraneo, del silenzio che si viene a creare ad un certo punto nella conversazione. Qualcuno di voi prova lo stesso imbarazzo? Per alzata di mano, tu vedi, tu come ti chiami? Ilenia. Tu c'hai questo problema di quando parli con qualcuno arriva il momento del silenzio imbarazzante, vero? Quanto è brutto. Però ti capisco, perché per me le conversazioni vanno sempre allo stesso modo. Cioè, io, il mio cervello dialoga col mio corpo, e va in contrasto, cioè perché ha paura di quel momento, e quindi le mie conversazioni sono tutte uguali. Fa, piacere Roberto, il mio cervello grande, compà. Cioè, stai andando benissimo. Poi faccio, che fai nella vita? Grandissimo, grande domanda, vai che ce la facciamo. Ah, ingegnere, bello. È il mio cervello, ed eccoci qua. Non sai nulla di ingegneria, niente, zero. Non hai come continuare questo discorso. Cosa facciamo, Elena, a quel punto? Parliamo, no, vabbè sì, quanto può durare una cosa? Bel tempo, sì. Poi? Speriamo piova. Ma che stronzo sei? Ma scusami. No, finisce là. Devi fare questo, ti si spegne il cervello, attiva gli occhi, guarda la persona che è davanti e guarda dietro la persona se c'è un tuo amico o una tua amica. Gli fai, Dario, vieni qua. Lui è ingegnere, lui, perché manco sai il nome, figurati. Lui è ingegnere, ma tipo a te non ti piacciono i bulloni? Cazzo ne so. E lui cominciano a parlare e tu ti defili e te ne vai lasciando una conversazione in atto senza sembrare maleducata, giusto?
Ma che succede nel momento in cui non c'è un amico a cui appoggiarti? Te lo dico io. Ho sviluppato questa tecnica. Allora, è un po' più difficile. Prendi quando arriva il momento di silenzio, prendi il cellulare, vai su impostazioni, suoneria, volume, massimo. Pronto? Ok. A quel punto ti serve un dito, l'indice, lo punti verso di lui, ok, così. Tieni il cellulare qua e con le labbra devi fare il lip sync della parola scusa, così. Scusa. A quel punto è fatta, cioè lui ha capito già che te ne devi andare, a meno che lui non capisca e rimane lì. Tu devi aumentare l'importanza della chiamata. Cioè, non ti basta più un dito, ci vuole tutta la mano. Ok? Poi, prendi il cellulare, lo metti lontano, come se non volessi far vedere, copri il microfono, come se ci fosse una chiamata in atto, però non c'è una chiamata in atto, è teatro, è finto, lo stai facendo tu. È divertente, capito? E lo allontani dalla bocca, come se non volessi sentisse, tipo mazza da golf, così. E fai il lip sync di una parola più importante che fai, lavoro. A quel punto è fatta, lui se ne va perché dice no, troppo importante, tranquillo, vai, non ti funziona in due casi. Uno, se davanti c'hai il tuo datore di lavoro, perché Ilenia, che cazzarola fai, non lo fare, capisci? L'altro è quando la tua ragazza, nel mio caso la mia ragazza, nel caso personale, ha la brillante idea dopo qualche mese di dire, amore, ti va se vieni a casa dei miei e ti presento ufficialmente mio padre? Questa è la reazione del cervello. Sono fottuto. Il mio cervello fa, ok, organizziamoci. Vai prima a prendere un mazzo di fiori e vai da lei che sembri tipo un uomo d'altri tempi, troppo bello, cioè capito, un ragazzo in gamba, ok. Allora, il problema è che io non conosco i fiori e non so riconoscere i fiorai funebri. Sì. Mi fermo in un fioraio funebre che non avevo idea, prendo un mazzo di fiori bianchi bellissimo, per me erano troppo belli sti fiori. Per fortuna mi accorgo della minchiata, perché la mia richiesta solo per una ragazza mi è stato risposto mi dispiace. Quindi ho detto ok, niente fiori, opto per niente fiori, ci vado a mani vuote. Vabbè, arrivo là e io cercherò di riportarvi parola per parola, perché il mio cervello è andato in tilt pur di non fare silenzi, quindi vi racconto esattamente parola per parola di cosa ho detto. Sono andato là, ding dong, ok, chi è? Al citofono, Roberto, ah ok, mi fa salire, apre sua madre, fa, oh Roberto, che piacere vederti, posso offrirti un caffè? Faccio sì, ne avevo presi 4, mi stavo cacando addosso letteralmente, perché fai, gli dici no? Certo che prendi il caffè. Cioè, entriamo e ci sediamo a tavola, ci mettiamo io, sua madre, la mia ragazza e suo padre davanti a me, tipico uomo siciliano che mi guarda male senza motivo. Non avevo fatto nulla. Prende sto caffè, mi guarda e fa, tu fumi? E io, no. Poi mi accorgo che mi stava passando una delle sue sigarette per off film, gli faccio, sì, grazie, e ne prendo una. Bugiardo di merda nei primi 20 secondi, oppure avevo iniziato a fumare in quel momento, quindi boh. Mi guarda, fumo sta sigaretta, mi fa, ma tu che fai nella vita? Io ho fatto qualsiasi lavoro, cioè, dal call center, cameriere, ho lavorato in Spagna come tester di videogiochi, cose fichissime. Vado a prendere l'unico lavoro più inusuale, ambiguo, che ho fatto per un piccolo periodo di tempo nella mia vita. Ho lavorato in una bancarella durante la fiera di Natale e vendevo pistole giocattolo, balestre, e quelle pistole a salve fanno il botto. Però non so perché, lo guardo, io faccio, io vendevo armi. Ma perché? Il mio cervello fa, coppa, ma che cazzo stai facendo? Ma di subito qualcosa per fare, per, stai facendo una figura terribile, ma di qualcosa. E io faccio, ma no armi quelle vere, cioè le pistole quelle a salve che fanno il botto, che usano a Capodanno le persone, sa, così per divertirsi e basta, ok? E il mio cervello fa, ok, bravissimo, cioè, però non sembra neanche un coglione, cioè dilla qualcos'altro per aggiungere. E io aggiungo, però conosco persone che le sanno trasformare in pistole vere. Lui tira una boccata di sigaretta, stringe gli occhi alla Marlon Brando nel primo Padrino, mi guarda e mi fa, ma quanti anni hai? Io sono del 1986, ai tempi avevo 27 anni e la mia ragazza ne aveva 21. 6 anni di differenza per un padre siciliano. Siamo lì, giusti, ok? Se non sei uno che sa modificare armi, ok. Ma secondo voi io ho detto che sono dell'86 o avevo 27 anni ai tempi? Ma no! Io lo guardo negli occhi e gli dico,
Io sono nato l'anno in cui l'Italia ha vinto i mondiali di calcio. All'improvviso il quiz. Divento Gerry Scotti senza motivo. Il problema, non so quanti appassionati ci sono di calcio questa sera. L'Italia nell'86 li vince i mondiali? No. Quando li vince? 82. Ed è diverso. Io avevo 31 anni e la sua ragazza 21. Ed è diverso. E la cosa incredibile è che lui mi guarda, io nel panico perché non sapevo più niente, per me era giusto tutto, e mi guarda e mi fa: sei dell'82? E io gli rispondo: sì! Senza motivo. Io alla mia ragazza gli ho detto: ma com'è finita quella roba? Lei mi ha detto: effettivamente mio padre mi ha detto, ma quindi il tuo ragazzo è dell'82? E te che gli hai risposto? No papà, si è confuso. Ma sulla sua data di nascita! Ma che rincoglionito è questo qua? Quindi ho deciso da quel momento, devo cercare di calmarmi un po', cioè rilassare, perché io ovviamente, come tutti, provo ansia, perché la mia generazione, quella dopo e quella prima, proviamo ansia tutti. Me lo smentite questa cosa? È vero che proviamo ansia tutti? Tutti quanti? Ma c'è qualcosa che fate per combattere quest'ansia quando vi viene il picco d'ansia? Tipo? Le canne. Ecco, le canne per esempio è un bel modo. Il problema è che superati 30 anni non mi funziona più questo metodo delle canne, perché mi viene, sì, mi viene, è terribile dopo i 30 anni. Cioè io riesco a, ormai fumo la canna, ok? Però raramente, perché quando fumo una canna, davanti devo avere cartine, filtrini e bollette pagate, perché se no non se no muoio, cioè. Per lo meno faccio, bene, l'ho pagata, ok, sto meglio, capito? No, quindi questo non mi funziona più purtroppo, non so se ci sono altri metodi, ma questo, come? Ho capito una... LSD, perfetto, siamo arrivati al livello dei dragoni nella casa. Ok, che me ne vado, si prendo quella cosa, dico non ho più ansia, posso andare, posso uscire con gli amici, ok, vado in groppa al mio ippocorno e me ne vado via, verso il balcone dal quinto piano. Ma com'è morto sto ragazzo? Non lo so, volava. No, neanche quello purtroppo lo posso fare, però io ho provato, non so quanti di voi hanno provato le app di meditazione. Sì, le avete provate? Avete presente come sono fatte queste app di meditazione? Cioè... C'è sta app, ti metti le cuffie e ti fa, cioè, la musichetta sotto, tipo orientale, queste cose qua. È una voce femminile registrata che ti mette e la fa: chiudi gli occhi, rilassati, tu non hai problemi, tu non hai problemi. Ma tu che cazzo ne sai? Mi sono arrivato a incazzare con le app di meditazione. È una voce registrata, non lo puoi sapere. Io sono impazzito, non ho più fatto le app di meditazione. Sono arrivato a metodi estremi, raga. Io per combattere la mia ansia sono arrivato a creare un profilo social della mia ansia. Ho richiesto l'amicizia a me stesso e l'ho tolta subito dopo. E questo per poter leggere alla fine: ansia, ha smesso di seguirti. Ma non funziona sta roba, non funziona niente. E sono andato in terapia. Quanti ci siamo? Ormai non c'è più il tabù. Andiamo in terapia, sì, a voglia. Quanti siamo? Perfetto. Sappiamo quanto è importante la terapia. Soprattutto sappiamo quanto cazzo costa la terapia. Cioè, quanto pagate per un'ora di terapia? 60. 40. Guarda, tu c'hai l'hard discount della terapia. Com'è possibile? Risolvi i tuoi problemi, alla fine ti dà un etto di prosciutto crudo. Perché... E infatti, va bene. Cioè, 50 euro di media, facciamo 50 euro di media, ok? Con il mio budget, una volta a settimana, io posso fare due settimane, due. Cioè, o parlo velocissimo. Ho un sacco di problemi, mi deve risolvere, aiuto, no, mi prego. Che tipo, alla fine delle due settimane, io ho capito qual è il mio problema, economico. Cioè, non è che ci voleva il grande psicologo, cioè, questo è. E alla fine, per fortuna, ho trovato uno psicologo ottimo che però mi ha detto una cosa che adesso vi riporto esattamente come mi fa. Roberto, tu provi ansia. E ho detto, vabbè, intanto grazie al cazzo, perché se sono qua non è che... prova una cosa, prova così. Cioè, se quest'ansia è inabilitante per la tua vita, mi ha detto, possiamo provare un tipo di percorso diverso, studiamo, insomma. Quindi se provi ansia una settimana, va bene. Due settimane, ancora va bene. Tre settimane, un mese... quella è inabilitante già per la tua vita. Quindi vai a casa, ti monitori l'ansia e poi torni qua. Io sono tornato a casa.
Adesso io non so se c'ho ansia perché c'ho ansia o c'ho ansia perché mi sto monitorando l'ansia. Io non lo capisco più. E ci sono tornato, gli ho detto non funziona sta roba. E mi ha detto guarda, facciamo una cosa classica, muoviti, che ti muovi, l'ansia sparisce, fai, iscriviti in palestra. Vabbè, non so quanti frequentate la palestra, qualcuno frequenta la palestra, cioè tu? Tu là in fondo, sì. Che mi hai detto sì, tu. Yes. Minchia, mi ha alzato quel braccio, compa, ma che... Ok, cambiamo soggetto. Allora, chi va in palestra? non ti vorrei... io e te amici? Ah, ok, amicissimi, ricordatelo poi mentre... Quando ti dico aiuto, basta. Vai in palestra, ok? Come ti chiami? Maglio, vai in palestra, Maglio. Io non ce l'ho con te, ok? Cioè, io e Maglio ci scambiamo i numeri, come vuoi, WhatsApp, Telegram, uguale. Cioè, va perfetto, ok. I palestrati... Mi stanno sul cazzo. ma non tu, cioè, tranne tu... I palestrati mi stanno sul cazzo. Ma proprio è una cosa mia, perché non so se avete presente i palestrati, che loro si muovono in stormi, come si dice, in branchi, come li chiama, tutti insieme in gruppo, ok, e si muovono, stanno tutti insieme e mi stanno sul cazzo perché non perdono occasione per flexare i muscoli e farli vedere. È una cosa terribile, non la so, ma qualsiasi occasione, tipo anche che ne so, al supermercato, signorina, è meglio quei cereali là sopra o questi qua con più proteine, che mi dice lei? Ma perché dovete fare una cosa del genere? Perché allenate il fisico e dovete farlo vedere per forza che c'avete il fisico? Cioè, la gente che allena la mente non funziona, non fa così. Io non ho mai visto un gruppo di matematici tra loro riunirsi e fare oh, guarda qua che funzione algebrica che c'è qua, guarda. Questa è una potenza, considera, guarda qua, cioè, mai vista una cosa del genere. Eppure mi sono dovuto andare a iscrivere in palestra, l'ho dovuto fare per forza, e sono andato in una classica palestra, sotto casa, vicino. Quando entro, la prima cosa che vedo è il bancone della palestra e dietro il bancone il proprietario della palestra, che era un tipico proprietario di palestra, quello proprio tradizionale, cioè folcloristico, lui, un tipico. Che non so se sapete com'è, era alto, muscoloso e pelato. E così. E alle sue spalle una sua foto di quando era giovane con i capelli lunghi. Che io dico, ma che cazzo è successo nel processo di trasformazione? Che la mia teoria è che si è allenato un sacco e i muscoli hanno cominciato a prendere tutto il corpo fino ad arrivare a qua sopra la testa, tipo i pupazzetti di Didò quando li spremi da sotto, i capelli arrivano e escono fuori. Così, uguale. E aveva la tipica canottiera bianca da proprietario di palestra, da palestrata, che era messo là, dalla quale spuntavano due pettorali enormi. E io avevo paura, ma non tanto perché i pettorali erano giganteschi, perché vi giuro, io parlavo e loro si muovevano. Salve, io sarei venuto per iscrivere in palestra. Benvenuto alla nostra palestra. Ehi, oh, che cazzo è successo? Lei si stanno muovendo le tette, ma com'è possibile? Allora, visto che è il tuo primo giorno e ti devi allenare, io ti direi subito di iniziare da... Allora, con il macchinario col quale ti senti più a tuo agio, sceglitelo pure tu. Dopo mezz'ora mi è venuto a riprendere dal distributore del KitKat e io ho detto... Me l'ha detto lui di scegliere il macchinario. È venuto lì a riprendermi e dopodiché mi ha dice no, non è possibile che tu stai qua, non ti stai veramente allenando. Io allora fai una cosa, seguimi in sala attrezzi, mi accompagna con la tipica camminata da palestrata, anche quella proprietaria di palestra, che non so se sapete è quella con due invisibili bidoncini d'acqua da 10 litri, no, quella vieni qua dai, vieni e mi accompagna in sala attrezzi. Avete presente la sala attrezzi? Maglio, quanto è bella la sala attrezzi? Bravo, hai consapevolezza di quanto fa cacare la sala attrezzi. Io sono entrato là dentro e appena sono entrato ho avuto questa specie di Madeleine Proustiana. Ho detto, ma cosa mi ricorda sta roba? Ho detto, ma c'è qualcosa che mi ricorda? E poi ho capito, mi ricordava la messa di quando ero piccolo. Era identico, c'era puzza di chiuso. La gente faceva tutti gli stessi movimenti e la musica fa cacare, quindi dico uguale. E in fondo alla sala c'era un tizio con i capelli lunghi, senza maglietta, fisico scolpito, bello asciutto, che stava allenando le spalle e mi guardava come a dire provo pietà per te, così.
non ci volevo andare, ma lui mi ha accompagnato e mi ha detto: guarda, devi fare prima, faccio una cosa, devi fare prima i bicipiti. Io, ok, stai calmo, fai i bicipiti prima. Ok, faccio i bicipiti. Io non sono il massimo della virilità, ho un po' di panzonello, un pochettino, il giusto, e in quel momento avevo anche la magliettina di Breaking Bad, quindi non è che ero proprio... la mia virilità era proprio ai minimi storici, non è che ero tutto sto grande, però essendo la prima volta che io vado in palestra, ci sta che tu non mi dai i pesi quelli grossi per allenare i bicipiti, ci sta e mi dai i pesi più piccoli che avete lì, giusto? Ci sta, nonostante la mia virilità bassa, ci sta. Ma perché li fate anche rosa? Cioè, qual è il principio di fare? Perché non me ne fate anche un paio dove sono neri, con le fiamme, i fulmini, la faccia di Pappalardo incazzato? Che io in quella situazione sto male. Io faccio sta serie con i piccoli pesetti dove davanti mi mettono uno specchio gigantesco che mi vedo io, mi verrebbe da sputarmi in faccia. Perché accanto io ho ragazzi e ragazze col fisico scolpito nella roccia e ci sono io col fisico scolpito nel purè di patate che devo fare sta roba qua e non mi fa schifo questa cosa. Finisco di fare la serie, poso i pesetti, esco dalla palestra e non ci torno mai più. Caro Maglio, allora, mi è successo questo, cioè io non ci sono tornato più in palestra. Ho fatto bene, dici tu ho fatto bene, perché tanto dico, da casa lo posso fare pure un po' di movimento. Ho la cyclette, due volte al giorno ci appendo i vestiti, tranquillo. Mi faccio le mie serie tipo Netflix, una serie da 8 episodi di solito sul divano, messo là con i popcorn a caramello salato. Certe volte mi capita di dire, ma sono fatto un porco, mi capita, ok? Però ho detto a un certo punto, no, non ci devo pensare. Anzi, caro Maglio, ti dico una cosa. Il fisico scolpito, atletico e asciutto nel 2023, nel nuovo millennio, non serve più. Tu non devi andare più nella foresta a cacciare contro un leone per procacciarti la cena, per sopravvivere, capisci? Io col mio modesto panzonellino sono perfettamente in grado di scendere sotto casa, prendere mezzo pollo con le patate e risalire al primo piano con l'ascensore, capisci? Questo è un orgoglio con l'orgoglio di chi ha il panzonellino, perché è così. Vabbè, magari tu dici, ma se tu non c'è lo fisico scolpito, per ora così non ti ricorderà mai nessuno. Non è neanche questo, perché... Allora, non sono io a dirlo, è la storia a insegnarcelo. Cioè, ce li ricordiamo chi ha il fisico scolpito? Magari sì, dici, ci sono gli atleti olimpici nell'antica Grecia. Cioè, ma ci ricordiamo veramente? Cioè, un esempio su tutti, c'era uno col disco messo così, che si chiamava? Discobolo, capito? No Franco il Discobolo. Antonello il disco, non fregava niente a nessuno, questo lanciava il disco e basta, perché quelli che ci ricordiamo veramente non, era quello che, non erano quelli che si allenavano il fisico, erano quelli che allenavano la mente. Ci ricordiamo ancora Aristotele, Platone, Socrate, li sappiamo tutti, loro allenavano la mente, sì, c'avevano il panzonello ma mettevano la toga bella larga, a me che cazzo me ne frega, bello così, e andavano e siamo tranquilli, ancora ora ci ricordiamo. E quindi io come loro voglio fare, voglio allenare la mente, non i muscoli, solo la mente. Dici tu, ma non ti faranno mai una statua così? E vabbè, Maglio, vorrà dire che mi accontenterò del mezzo busto. Tra l'altro io ci sto provando a venire ricordato nella storia. Sono stato in televisione. Italia 1. In prima serata. In un programma che si chiama Honolulu. Quanti hanno visto Honolulu? Per alzata di mano? Più o meno queste erano. Purtroppo non ha fatto tantissimi ascolti, tant'è che non hanno fatto una seconda edizione. E il problema è stato che nella stessa sera, in un altro canale, facevano su Rai 3 Chi l'ha visto? Che faceva tipo molti più ascolti. Cioè, capite che io per diventare famoso mi dovevo perdere, cioè proprio cioè, ero messo, dovevo perdermi, dovevo farlo per forza. E quindi ci ho provato a farmi ricordare, a fare qualcosa per essere ricordato, niente, non ci sono riuscito. E quindi mi sono un po' informato su cosa, su quale fosse, perché regola 1 del marketing, informati su chi è nell'arte che fa soldi nel tuo campo. E effettivamente nel campo dell'arte da oltre un secolo c'è qualcuno che continua a fare un sacco di soldi. Non so se avete presente chi è. È la Disney. E ho detto, io ho cominciato a vedere cartoni della Disney per capire come mai
facesse così tanti soldi. Da oltre un secolo continua a fare un sacco di soldi. Quindi ho rivisto Bianca e Bernie, che erano 20 anni che non lo rivedevo, Bianca e Bernie. E c'era tutto. C'era Bianca, Bernie, un paio di tette. E... ah, poverino. Ma era per le tette che si è eccitato oppure... Tette. No, non era per le tette. Non funziona più. Bianca, Bernie, un paio di tette. Com'è possibile? Ho messo in pausa. C'erano Bianca, Bernie e dietro una donna nuda col seno di fuori. Ho detto, ma... veramente? Ho detto, ma può essere che Bianca e Bernie è l'unico cartone animato con dei messaggi subliminali? E sono andato su Google, ho fatto una ricerca, ho cercato Disney sesso, dopo vabbè una prima ricerca infruttuosa dove ho trovato le classiche cose, i classici film porno, diciamo, ispirati ai classici che conosciamo, diciamo, La Lampo di Aladino, questi qua, ma anche quelli un po' più ricercati ho trovato tipo Zinna Bianca, ste robe, mettimelo qui, qua, che cose proprio completamente assurde. Sì, cose che conosciamo. E poi arrivo finalmente alla ricerca che volevo, ovvero arrivo ai messaggi subliminali nei cartoni animati Disney. E ce ne sono in tantissimi cartoni Disney. Non so se avete presente i cartoni Disney, ci sono i messaggi subliminali. Lo sapevate? Tipo, esempi? Ariel. Il Re Leone. Il Re Leone c'è la scritta sex nel cielo, capito? Cioè, cambia completamente prospettiva. C'è Mufasa che dice a Simba, un giorno tutto questo sarà tuo. Scopa. Cioè, cambia completamente questo. E io ho detto, ma com'è possibile che ci sono dei messaggi subliminali nei cartoni di... Chi li ha disegnati? Il disegnatore. Sarà stato lui. Non è così. Ci sono arrivato. Ho pensato, vi faccio arrivare con me. Mettiamoci nei panni di un disegnatore degli anni 80, ok? Se tu negli anni 80 decidi di fare il disegnatore, scegli accuratamente la povertà, giusto? Ok. Cioè, se tu compri pastelli a cera per disegnare, la sera diventano pastelli a cena, se sei fortunato, ok? Questa è l'unica cosa che ti rimane. E da te arriva la Disney. Immagina che arriva la Disney da te, cioè l'apice massimo arriva da te e ti fa: belli questi disegni, mi piacciono, ma ti andrebbe di fare uno dei nostri cartoni sotto contratto? Un contratto vero? Sì. Soldi veri? Sì. Cibo vero? Sì. E tu da disegnatore di internet all'apice massimo vai nei Disney Studios, davanti hai la tavolozza del tuo primo lavoro, il castello del Re Tritone della Sirenetta, tu guardi quelle guglie e dici, ma sai che qua ci stanno bene due cazzi, ma sei impazzito, tu ti giochi il tuo lavoro perché ti vuoi prendere il ghiribizzo e disegnare due penny nel castello, non può essere stato il disegnatore, deve essere stato per forza esclusione lui, Walt, bravo, Walt, che lui l'ha voluto. Cioè io me ne immagino Walt Disney che passa tra i disegnatori neoassunti, si mette là, salve, bello questo disegno, oh signor Disney, salve, questa è la mia fantasia, ok, secondo me hanno tutti la voce dei cartoni animati là di questa, per la mia fantasia, lasciami stare, non ti preoccupare, bello questo disegno di Minnie, oh signor Disney, la ringrazio, ma se questa Minnie me la disegni a forma... Sì! Di cazzo? Ma... Sì, signor Disney, è per i bambini. No, c'hai ragione. Ma lo sai cosa sono questi? Dei pastelli a cera! Oddio, signor Disney! Perché mi fa questo? Perché altrimenti ti finisce come il nostro ex disegnatore che sta pulendo i cesti adesso. Glielo vuoi dire tu, Donato? Hai visto? Hai visto? E secondo me è andata così. E tra l'altro io ho pensato, ma perché Walt Disney ha voluto i messaggi subliminali nei cartoni animati della Disney? Perché? Perché nei suoi cartoni animati? Per quale motivo? E non ci sono arrivato per un sacco di tempo. Finché un giorno, illuminazione. L'ho capito. E vi ci faccio arrivare insieme a me. Allora, botta e risposta facciamo. A chi erano destinati i cartoni animati? Per i? Bambini. Chi portava i bambini a guardare i cartoni animati? I? Genitori. Cosa devono fare i genitori per fare bambini? Bravo, capito? Avete capito qual è il nesso? Mettere i messaggi subliminali nei cartoni Disney per portare i genitori a scopare, quindi a fare nuovi bambini, quindi nuovo pubblico e quindi nuovo introito. Walt Disney era un genio. Oppure io sono pazzo. E ho voluto verificare. Perché ho fatto un incrocio di dati tra la crescita demografica nel XX secolo
i cartoni animati della Disney usciti in quegli anni, perché se io a scuola ero una merda, nelle minchiate sono il numero uno. E allora e guardo questi dati e scopro che nella prima crescita demografica è stata dopo la Seconda Guerra Mondiale, è denominata il baby boom, ok? E cosa esce nel 1947? Topolino e il fagiolo magico. Che è la storia di Topolino, che ha un semino, lo dà a Paperino, Paperino gli scappa nel buchino e dal buchino nasce una vita. Cioè, neanche esplorando il corpo umano, me l'avrebbe saputo spiegare meglio. E poi dico, perché Topolino dà il semino a Paperino? Non poteva metterlo direttamente lui? No, voleva essere proprio sicuro che andasse a segno, perché Paperino, essendo un papero, non sa fare il salto della quaglia. E quindi, bang, a primo colpo, e dico, ok, questa è una prima prova, ma basta? No, andiamo avanti. Seconda crescita demografica. Noto che dal 63 al 67, cosa esce nelle sale il 1963 della Disney? La spada nella roccia. Una spada enorme, incastrata in un buco. Per tirarla fuori ci vuole una mano esperta. Nel caso specifico è la mano di un bambino, ma per schiacciare l'occhio al mondo clericale, che non fa mai male, diciamo questa cosa. Ci sta di tanto in tanto. E quindi dico, ok, sono già queste prove, ma bastano queste prove, perché poi andando avanti si scopre che la crescita demografica negli anni 80 in realtà è in calo. E che succede? Succede che la Disney va in paranoia, dice dobbiamo per forza correre ai ripari, e che fanno? Si inventano una cosa stupenda. Nei primi anni 90 inglobano la Pixar Studio, e il primo successo della Pixar Studio qual è? Toy Story. Vi dice qualcosa? Giocattoli che si muovono da soli. Il protagonista del film è il nome di un wurstel, Woody. Il coprotagonista è il suono onomatopeico di una vibrazione. Buzz. La signora patata. Io ti smonto. C'è tutto in quel cartone. Tutto. E dico, ok, sono tre prove. È quasi la conferma di questa cosa. Finché non penso l'ultimo colpo di coda della Disney. Dico, non è possibile che sono arrivati a questo. Hanno preso tutti i cartoni con i messaggi subliminali. Li hanno messi in un'unica piattaforma che noi conosciamo col nome di Disney Plus. Sapete quando esce Disney Plus? Il 12 novembre 2019. Pochi mesi dopo, tutti chiusi in casa a scopare. Genio, un genio, un genio. E volevo farvi anche ascolto, visto io scrivendo qualcosina di qua e di là, ho anche scritto delle canzoncine della Pixar, di cartoni che ho inventato io. Se volete vi faccio ascoltare un paio di cartoni che ho pensato, di che c'hanno, sai, le musichette nella Pixar, queste robe. Ve la faccio ascoltare? Sì? Ok, dai. Allora, la prima canzone che vi faccio ascoltare, vabbè, non voglio spoilerarvela troppo, è questa qui. Già mi sono stancato del clima artico, tutto questo freddo lo trovo ostico. Spero in questo cambiamento climatico, ma non troppo forte perché poi suderò. Voglio il freddo, voglio il caldo. Sono triste, sono allegro, sono contento, sono depresso. Sono un orso bipolare. Ok, grazie. Questo è il primo cartone che ho pensato. Grazie. Il secondo cartone è un cartone un po' più intimo, un po' più soft. È la canzone di una tartaruga. Ok? Ok. Vai. Sono io, giusto. Vivo... Ah no, questa è un'altra, scusate. Scusate, questa è un'altra canzone. Certe volte mi scordo. La tartaruga è un pacifico animale. Contro le guerre, nervosismo irrazionale. Rispetto all'uomo ha differente concezione, non gli appartiene il concetto di astrazione. Quindi, credendola tangibile, in possesso di una ragione, l'appello come gli uomini si appartiene.
appellano agli dèi, scrisse una lettera rivolta a lei. Carapace. Grazie, questi sono dei capolavori assoluti della musica. Bella, eh? Capolavori assoluti. Scusate per se ho fatto spoiler dei cartoni, magari me l'accettano e già sapete come vanno a finire. Mi dispiace per aver fatto spoiler. Spoiler sappiamo tutti cosa significa? Sì? Ci sono boomer in sala, che ne so? Qua ci sono boomer? Non lo so. Allora, io ho un metodo per far andare via i boomer di solito cioè... Basta dirgli così, per far andare via, basta dirgli che fuori ho fatto allestire una bancarella con gioielli fatti a mano, di solito. Di corallo rosso, perché le donne boomer ci piace il corallo. Quando dico questa cosa mia madre si incazza, ma non è vero queste cose, ma che dici mamma, c'è un corallo lì, dove? E se ne va. No vabbè, allora, per chi non dovesse sapere, se ci fosse qualcuno che si nasconde, lo spoiler lo conosciamo praticamente tutti, però chi non dovesse saperlo lo spiego. Facciamo così, fate caso che... cioè, immaginate, io non conosco alcuna religione, fate caso che io non conosco, mettiamo immaginazione, non conosco nulla di nessuna religione, decido di approcciarmi alla religione cattolica, ok? Quindi per studiarla prendo il libro, compro il libro, quello bestseller che c'hanno loro, quello, no, non quelli Paolo Brosio, l'altro, quello, la Bibbia, ok? E alla Bibbia, sono messi, mi metto a leggere la Bibbia e arrivo a metà, perché è lunga, ok? Quindi esco di casa, non ho finito ancora la Bibbia ed esco, facendo la mia passeggiata arrivo in questo luogo di culto denominato chiesa, ok? E quando entro di fronte mi trovo grandissimo il protagonista del libro che sto leggendo morto. Questo è uno spoiler, cazzarola. Questa è una cosa che, cioè, capito? Questo è lo spoiler per capirci cos'è, ed è una cosa che odiamo. Cos'è la cosa più brutta che ci hanno spoilerato qualcosa nella vita? Tipo? Terribile il finale di Breaking Bad, terribile. Game of Thrones è quello più spoilerato in assoluto. E cosa gli dite a quando qualcuno vi fa uno spoiler brutto? Ah, bene. Ok, c'è una zona di galeotti, credo, da quella parte. Si bippa questa cosa. Ha detto orsetti gommosi alla frutta. No, gli dici stronzo. Sei una merda, cioè che cosa mi fai? Perché cosa, secondo, ma cosa, qual è la reazione che uno che fa spoiler, secondo te, cosa ti aspetti che ti si dica? Ah, ma di nuovo, ma ragazzi. Questa cosa andava su Rai Bambini, Rai Kids. No, gli dici stronzo, perché loro, secondo me, però, se, per farti una cosa del genere, loro non si aspettano che gli dici stronzo, secondo me loro si aspettano tutta un'altra cosa. Secondo me loro ti dicono tipo, ma vedi di quella serie, sai, perché il protagonista alla fine muore, bellissima. E tu gli fai, no, grande, sei un mito. Raga, venite qua, mettiamoci attorno a un falò, vai papà Castoro, rovinaci un altro film, pezzo di merda, vai. È questa la sensazione che ti devi rispondergli così. Cioè, alla fine gli dici stronzo, lo insulti, e lo puoi fare sempre, tranne una volta in cui non ho potuto farlo, perché lo spoiler è arrivato dalla madre della mia ragazza. Raga, terribile. Eravamo a cena dai suoi genitori. Avete presente la cena con i genitori? Quella, no, un'altra, più in là. Un'altra cena. Quella era solo il caffè. Questa è proprio la cena con i genitori. Ma tu presente la cena con i genitori com'è? Cioè che la prima portata è l'imbarazzo. Ci prego. Ti vuoi servire da solo? Quindi... la mia ragazza mi fa, amore, andiamo in salone e ci guardiamo un film, no? Faccio, ah, bellissima idea. E ci mettiamo lì, scegliamo il film, e scegliamo un film che io ai tempi non avevo visto, ma che penso quasi tutti abbiamo visto, perché è Fight Club. Ok, chi non l'ha visto proverà la stessa cosa che ho provato io in quel momento. Mi dispiace. Fight Club. Scegliamo sto film, 3 ore di film, bellissimo. Stupendo, noi presissimi, messi là troppo presi, bellissimo, questo film ha 2 ore e mezza di film, entra sua madre, guarda la TV ed esclama ad alta voce, bello questo film, ma poi non te l'aspetti che alla fine sono la stessa persona? Un poeta,
Signore e signori, Socrate, dove studi tu? Dove hai studiato? Scuole. Scuole. Sì, lui scuole, perché ne gira troppe. Non gli ho potuto dire niente, in realtà. Avrei voluto dirglielo tanto, ma non era possibile. Io faccio la mia ragazza... così. I miei organi interni erano implosi, considera. Cioè, io non sapevo che fare. E infatti la ragazza gli fa tipo... Mamma, ma è la prima volta che lo vediamo, dai. E lei... Oh, scusa. Non te la sei presa, vero? Io faccio... No, signora, non me la sono presa. No, questo io l'ho risposto. Ma quello che avrei voluto dire era... Signora... Io lo so tramite sua figlia che il suo attore preferito era Patrick Swayze. E quando Patrick Swayze è morto, lei ci è rimasta molto male. Ma io le giuro che passerò la mia intera esistenza a cercare di riportarle in vita Patrick Swayze. E quando ci sarò riuscito, riuscirò a fargli girare Dirty Dancing 2, il sequel tanto amato da lei che non è mai stato possibile girare. E lo farò scrivere dagli sceneggiatori ufficiali di Dirty Dancing, il primo, affinché sia fedele il più possibile a quel film e sia un capolavoro. E quando il film sarà pronto e girato, io andrò all'anteprima mondiale in America, lo guarderò nelle sale a New York, e quando io avrò memorizzato tutte le scene di quel film, tornerò indietro a Palermo, a casa sua, e io lo spoilerò dall'inizio alla fine. E non è finita qua, signora, perché con me ci sarà Patrick Swayze, che è bendato e incappucciato, e quando toglierò il cappuccio a Patrick Swayze, lei esulterà di gioia nel riconoscerlo, e sarà a quel punto che glielo sgozzo davanti e le dico: signora, è così che finisce Ghost 2. Un po' di rancore leggermente, però mi fanno veramente incazzare gli spoiler, sono una cosa che non sopporto assolutamente. Cioè, gli spoiler sono terribili, sono bruttissimi. Cioè, gli spoiler, cioè, a parte che no. Però non si può dire che gli spoiler sono tutti brutti. Ci sono in realtà un paio di spoiler che sono buoni, positivi. Cioè, uno di questi è quello dei cani. È presente? I cani sanno in anticipo quando arrivano i terremoti. È uno spoiler che vorrei sapere. Il problema è che io non so parlare con i cani. Non sappiamo cosa dicono i cani, capito? Abbiamo sta palla di pelo che ci fa... E tu dici: ah, vuoi la pallina, vai, va la pallina, vai, prendi la pallina, vai, vuoi la pallina. E lui sta dicendo nel frattempo: testa di cazzo, sta crollando tutto, ce ne vogliamo andare. Io ti lascerei pure qua a morire, ma non so fisicamente aprire la porta. Ce ne andiamo, per favore. Questo dice. Purtroppo non li capiamo. L'altra cosa, che l'altro spoiler positivo in realtà che vorrei, è un trauma personale che ho avuto da bambino, che è la non esistenza di Babbo Natale. C'era qua. Non lo sapevi? Mi dispiace. Senti, allora, ormai. Allora, Babbo Natale non esiste. I bambini cattivi non ricevono il carbone. Sono i bambini buoni che lo vanno a prendere nelle miniere. È diverso. È così che funziona, purtroppo. Però il trauma di Babbo Natale mi è rimasto, perché io ho scoperto da solo Babbo Natale non esistesse. Perché è stato un Natale, hanno deciso di far fare Babbo Natale quando ero piccolino a mio zio. Che mio zio non è un attore, è un insegnante, quindi non ha doti attoriali spiccate, no? Quindi decide a mezzanotte meno un quarto di dire ad alta voce, per farsi sentire da tutti i nipoti, così: io vado a comprare le sigarette. Che io dico a mio cugino: come cazzo sta parlando lo zio? Ha un ictus, come posso? Neanche fuma, com'è? Ed esce in balcone a vestirsi. Tra l'altro io dico: va a comprare le sigarette, stai andando in balcone, cazzo stai facendo? Vabbè, si butta. Esce in balcone, che si deve vestire da Babbo Natale e rientrare quando si è vestito per fare la sorpresona che è arrivato Babbo Natale, ok? E lui va lì, a mezzanotte si veste tutto, si mette il panciotto finto, la barba finta, tutto il cappello, il saccone con i regali. A mezzanotte, io vi giuro, questa scena ce l'ho ancora in VHS. Lui va per entrare a mezzanotte, dimentica che la serranda è abbassata e dà una craniata alla serranda
e bestemmia. Ma perché hai detto, cosa ha detto lo zio? Hai sentito che ha detto lo zio? Capisco che Gesù bambino è il competitor nei regali, ma stai esagerando, quello è lo zio, hai sentito? È così che ho scoperto che Babbo Natale non esisteva. Quindi dico, diteglielo ai bambini subito, prima che lo scoprano in questo modo traumatico. Altrimenti vi ritrovate come me, che sono traumatizzato ancora dagli spoiler, da quando ero, ma tuttora. Cioè, gli spoiler continuano a perseguitarmi, ma penso anche a tutti noi. Cioè, i trailer dei film. I trailer dei film dicono tutto il film. Ma io dico, ma perché non vuoi? Per me i trailer dovrebbero essere, oh, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, è troppo bello, compa, vattela a vedere. Cioè, finito! Fine! Vado io al cinema subito, va tranquillo! E invece ti devo dire tutto. E allora, sin da piccolo, anche quando io guardavo i cartoni animati, la sigla del cartone animato stesso era mi spoilerava quello che succedeva. Cioè, io, a me piaceva Holly e Benji, ok? Uno dei cartoni che mi piaceva era Holly e Benji. Ma la sigla era terribile, perché faceva, non so se ve lo ricordate, che campioni Holly e Benji vinceranno il campionato. Ma merda che sei! Le partite, ogni partita dura tipo 3 puntate, 40 puntate, cioè, ma stai scherzando? Perché ti presta roba? L'altro cartone mi piaceva, era Lupin, mi piaceva un sacco. E anche lì la sigla era terribile, spoilerava tutto. Tra l'altro io ho pensato, ma se Zenigata, Zazà, l'ispettore che insegue ogni volta Lupin, avesse ascoltato la sua stessa sigla, ma col cazzo che andava a inseguirlo, perché lui diceva, ascolta, è irraggiungibile, inafferrabile, inarrestabile, ma che cazzo sto seguendo a fare Lupin ogni puntata esattamente? Cioè, e così, noi, e alla fine sono arrivato a una conclusione che secondo me tutti noi, tutti, abbiamo una sigla. Ci abbiamo una sigla. Cioè, e questa sigla ci spoilerà quello che ci succederà in futuro, solo che noi non la conosciamo. Perché se la conoscessimo cambierebbe tutto il modo, il nostro modo di fare, cioè cambierebbe la storia. Se Napoleone Bonaparte avesse conosciuto la sua stessa sigla, ma sarebbe cambiato tutto. Napoleone, senti qua, che io me la immagino come una sigla napoletana, tipo, non so, una Gigi D'Alessio, ok? Le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà. Niente campagna in Russia, Waterloo finisce una merda, non ci andiamo. Ma anche senza andare lontano, cioè, in Italia, Mussolini. Se Mussolini avesse sentito la sua stessa sigla, ma assolutamente non sarebbe cambiata completamente la storia. Cioè, ascolta, io mi immagino come la sigla del Principe di Bel-Air, che lui fa, ehi, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta, sotto sopra sia finita. Votiamo subito! Subito democrazia! Immediatamente! E secondo me, ognuno di noi, secondo me, ognuno di noi ha una propria sigla. Io la mia me la sono immaginata. La mia fa così, cioè fa... Roberto, Roberto ha trovato la felicità trasferendosi a Las Vegas e fa il calzolaio. Che io non ho mai voluto fare il calzolaio in vita mia, però dico, se è la sigla a dirmelo, vuol dire che devo, quel, capito? Arriva Google e mi fa un contratto da $3,000 al mese a tempo indeterminato e dico no, il mio destino sono le scarpe. Ma perché? Poi passa un anno, scopro che tipo c'è una seconda stagione su di me. Io non ho fatto un cazzo di euro perché la seconda stagione fa la sigla Roberto ha fatto una minchiata. Dico, ma pezzo di merda, ma che stronzo sei? E quindi ho pensato che conoscere la propria sigla ci potrebbe aiutare in anticipo. Ma in realtà, ripensandoci, non è così. Io ci ho pensato davvero bene a questa roba, cioè, e volevo lasciarvi proprio con questa riflessione. La nostra vita è la vita in generale, la nostra vita è una merda, ok? Ci mette perciò c'è questo presupposto, la vita fa schifo in generale. E noi siamo persone, 15 milioni siamo miopi, siamo tutti ansiosi, dovremmo andare in palestra ma non ci andiamo, ci muoviamo il meno possibile e abbiamo il cervello completamente traviato dai cazzi che abbiamo visto alla Disney inconsapevolmente da bambini. E quindi abbiamo bisogno di stupirci nella vita, proprio per questo motivo. Cioè abbiamo bisogno che nessuno ci venga a dire come finisce un film, come finisce una serie TV, un cartone, qualsiasi cosa sia, perché abbiamo bisogno di quel piccolissimo momento di gioia. Il punto di vista, il POV, il point of view, è proprio questo, che se la vita, se la nostra vita fosse un film, lo spoiler l'abbiamo già avuto sin dall'inizio, che alla fine della vita il protagonista muore. Grazie. Grazie. Che belli, grazie. Grazie mille.
Ciao, se stai guardando questo video vuol dire che sarò già morto. Non è vero, lo vedo nei film e lo volevo fare pure io, scusami. No, se stai guardando questo video vuol dire che sei arrivato alla fine di POV, il mio spettacolo di stand-up comedy. Vuol dire che ti sei divertito o divertita, quindi comunque se ti ha fatto ridere, scrivilo nei commenti, a me piace sempre un sacco leggerli. Insomma, io sto girando col mio secondo spettacolo e quindi lo caricherò a pezzi e poi anche per intero, quindi... Se ti è piaciuto questo, insomma, iscriviti e attiva la campanellina accanto per non perdertelo. Grazie mille. Quindi io ho lasciato, proprio per ringraziarti, una piccola chicca, perché durante questo spettacolo mi hanno chiesto un bis e ho fatto questo bis e l'ho voluto lasciare in questo montaggio, quindi alla fine di questo video. Quindi buona visione, spero che ti diverta anche quest'ultimo pezzettino. Nient'altro, solo questo. Ah, se sei il tipo che si è addormentato davanti allo schermo, domani mattina tu ti sveglierai, prenderai il caffè e farai un bonifico a Roberto Anelli, 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 un bonifico a Roberto Anelli. Volevo lasciarvi con un, cioè, avrei anche un piccolo extra fuori programma, che è una canzone. Volete sentire? Finiamo con l'amore? È una canzone d'amore. Dai, è una canzone d'amore. Va bene. Allora, questa canzone racconta la mia storia di quando avevo circa 21 anni ed è la storia d'amore tra me e una signora di 60 anni, più grande di me. Questa canzone si intitola Una vecchia fiamma. Piaci così, rimani così, perché sei vecchia. Ricordi con te, ne ho più di un milione, la prima volta che ti ho cambiato il pannolone. Mi piaci così, se chiami io corro, ma alle volte è solo un colpo di catarro. Mi piaci così, tutta cacata, il tuo profumo mi migliora la giornata. Signora mia, io la amo, il mio posto è qua accanto a lei, qua accanto a lei. Porticello, io, lei e il girello. Mi piace così, il tuo colorito mi ricorda un campanello arrugginito. Mi piace così, un poco ribelle, quei pelletti sotto il vento e tra le ascelle. La voglio così, bella impassibile, non capisco se sei morta oppure immobile. Così, coi bigodini e senza denti, chissà come fai, signora mia, io l'amo, il mio posto è qua accanto a lei, qua accanto a lei, bella, buona, ricca e brava, che si sbava, si sbavava, sbavava, vava, tutti! Spava, va, 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 signora mia, di nuovo spava, va, 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 signora mia, un'altra volta spava, va, 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 signora mia, l'ultima spava, va, 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 signora mia, e non penso al testamento,
passato. Sei ancora viva. Grazie. Grazie mille.